Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Questo è il secondo episodio che facciamo ad Alola. Spero che il primo vi sia piaciuto, seppur fosse stato un po' più corto rispetto agli altri. Ed ora, dopo aver ottenuto il nostro Rotomdex, che vedete qui dietro e che ci seguirà per tutta la parte di Alola, dopo aver battuto anche il primo allenatore qui, questo ragazzino, questo bulletto, ed essere entrati nella foresta di Melemele, questa è la foresta di Melemele, abbiamo la missione di esplorare la foresta di Melemele e trovare il professor Kukui. Quindi, detto ciò, iniziamo subito questa puntata e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare come al solito e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La nostra squadra è composta da Pikachu. Per adesso dobbiamo ancora trovare il nostro primo Pokémon iconico di Alola. Quindi andiamo. Allora, iniziamo ad esplorare questa foresta di Melemele. Oh, primo Pokémon di Alola che cattureremo. Pikipek ovviamente non farà parte della squadra perché dobbiamo aspettare che Ash trovi i suoi Pokémon iconici. Quindi questi che catturiamo selvatici sono solamente per appunto il nostro Livindex. Perché vi ricordo che sto facendo un Livindex. Ormai ve lo ricordo in ogni puntata, quindi smetterò di farlo anche perché diventa un po' fastidioso altrimenti. Nel frattempo abbiamo catturato quindi Pikipek, il Pokémon picchio. Sono molto affascinanti i picchi. Allora, vediamo un po' questa foresta e guardate chi troviamo qui. Abbiamo quindi trovato il nostro primo Pokémon di Alola, Rowlet. Ma certo che voglio prenderlo con me. Eccolo qua. No, non voglio dare un soprannome a Rowlet. Andiamo subito a vedere il nostro nuovo Pokémon, eccolo qui, Rowlet. Vediamo un po' la sua natura che gli aumenta. Vediamo un po' la difesa e gli diminuisce l'attacco. Rowlet è un attaccante fisico speciale, che voi sappiate. Come vi ho detto, non sono molto ferrato sui Pokémon dalla sesta generazione in avanti. Quindi ditemelo voi nei commenti se Rowlet è un attaccante fisico oppure un attaccante speciale, perché se fosse un attaccante speciale, questa natura non sarebbe nemmeno malaccio. Vabbè che ho le mente, quindi userò comunque le mente per dargli una natura più consona. Allora, proseguiamo. Qui sopra c'era un'allenatrice, andiamo a sfidarla. Quell'oggetto è mio. Beh, giustamente qui in teoria ci sarebbero altri studenti che stanno facendo la loro missione, no? Forse anche loro sono qui a esplorare la foresta di Melemele. Allora, foglie lama, foglie ame, azione beccata. Andiamo di foglie lama. Che possiamo fare anche un bel brutto colpo. Vai, ancora foglie lama. No, brutto colpo non è arrivato. Allora andiamo di beccata. Ecco qua, primo Pokémon battuto dal nostro Rowlet, che sale a livello 6. Ottimo, e voglio imparare sgomento. Sapete che sgomento al posto di azione glielo metto volentieri? Ecco qua, una bella mossa di tipo spettro, come osi. E troviamo anche un bel revive. Proseguiamo. Andiamo da questa parte, vediamo cosa c'è di qui. Esploriamo prima la parte alta della foresta. Un altro Pikipek, che abbiamo già catturato, quindi non è di nostro interesse. Non possiamo fuggire. Fuggi ora, grazie. Curiamoci un po' il nostro Rowlet. Abbiamo le pozioni, usiamole. Ecco fatto. Vediamo se troviamo un altro Pokémon oltre a Pikipek. Oh, Shinotic. Sapete che non penso di aver mai visto questo Pokémon? In vita mia proprio. Che Pokémon è, ragazzi? Mai visto. Beh, vediamo di prenderlo. Ah, non sono riuscito a prenderlo. Mi sa di Pokémon, boh, un po' strano catturare perché io Sole e Luna li ho giocati inizialmente. Ok, tipo erba, dato che si prende una bella super efficacia con beccata. Dicevo, io Pokémon Sole e Luna, o meglio Ultra Sole e Ultra Luna, li ho giocati inizialmente. Sono arrivato fino alla quarta isola in realtà. Ero andato abbastanza avanti, poi mi sono rotto le balle e non l'ho più finito. Però, insomma, la maggior parte dei Pokémon li avevo visti. Questo non me lo ricordo per niente. Forse era esclusivo della versione che io non ho giocato, perché ho giocato a Ultra Luna, mi sembra. Quindi magari era esclusivo di Ultra Sole questo. Però potrebbe anche entrare, sai, sei a livello 3, sei a vita gialla. Ti ho tirato una Ultra Ball, grazie per la cattura critica, speriamo che non sia il bug. Ok, non è il bug.
preso Shinotic. Illuminating Pokémon. Magari questo è esclusivo della versione Ultra Sole. Pokémon Erba Folletto. Ok, preso. Proseguiamo allora. Qui abbiamo un allenatore, sfidiamolo. Buona fortuna, ci dice. È così sicuro di sé questo bulletto, questo Kevin. Comando in campo Grabbin. Bellino Grabbin. Andiamo di beccata. Super efficace. Un paio di beccate dovrebbero bastare. Ecco fatto. Livello 8 per Rowlet. Ora cosa dici? Ah, sono super forte. Beh, grazie caro. Qui c'è un'uscita. No, ok. Vediamo un po' che altro Pokémon si becca qui dentro. Un Grubbin o Grabbin. Grabbin meglio. Catturiamolo, catturiamolo. Andiamo di Quick Ball. Ecco qua. Dai, entra questa volta, eh. Bravo. Pokémon larva. Molto bellino Grabbin, eh? Anche la sua evoluzione, la sua linea evolutiva. Qui magari c'è uno strumento invisibile, eh? Vediamo. Non sembra esserci nulla di invisibile qui, quindi proseguiamo. Torniamo su, andiamo da questa parte e vediamo dove ci porta questa strada. Trambic, evoluzione di Pikpek. Andiamo di prenderla subito. Dai, vediamo se riusciamo a prenderlo, Trambic. Buono così, molto buono. E si gode. Rowlet al livello 9. E Trambic nel Pokédex. Perfetto, proseguiamo. Qui abbiamo già il professor Cucu in realtà. Quindi prima di andare qui a finire la missione della foresta Mele Mele, catturiamo questo Bounsweet e... anzi questa Bounsweet... e esploriamo la parte sottostante, dato che non abbiamo visto cosa c'era da sotto. Magari c'erano altri allenatori, altri strumenti. A me piace completare i giochi, quindi non voglio rushare, non voglio tirare dritto solamente per andare avanti. Non è questo il mio stile di gioco. Fruit Pokémon. E abbiamo catturato anche Bounsweet, anche perché se lo fosse sicuramente non mi sarei messo a fare un Leaf Index, ma avrei semplicemente tirato dritto. Altro Pikipek. Ormai il nostro Rowlet è il boss di questo posto, eh. Livello 9, non lo tocca più nessuno. Altra Bounsweet. Fuga. È letteralmente un Pokémon rapa quello, un Pokémon rapanello. E infatti qui sotto c'è un'altra allenatrice. Ah, ci andrà un po' duro con noi. Va bene. Audrey. Non siamo spaventati. Ecco che manda Yangus. Tra l'altro bello grosso lo sprite di Yangus. Noi andremo di foglia lama. Ci sia andata molto dura effettivamente, eh. Troppo dura. Wow, beh grazie. Ah, questa adora questo posto perché è così tranquillo e pacifico. Vediamo da questa parte cosa c'è. Uno strumento, ma prima un Pokémon selvatico. Un altro Pikipek. Abbiamo già visto tutti i Pokémon selvatici di questa foresta? Mi state dicendo questo? Beh, troviamo una pozione che tornerà utile sicuramente. Altra Bounsweet. Fuga. Ok, dovremmo aver fatto tutto perché siamo scesi da lì. Di qua non c'è nulla. Qui sopra abbiamo già fatto. Ok, dovremmo aver completato quindi questa parte della foresta. Andiamo verso il professor Kukui. Un'altra di questi Pokémon, Shinotic. Questa l'ammazzo, così impara a sfuggire così tanto dalla mia Pokéball. Ok, non ho potuto attivare la sua abilità perché siamo anche noi di tipo erba. Bene così. E andiamo verso Kukui. Un altro Grabbin. Fuga. Altro Pokémon selvatico. Ultimo Pokémon selvatico prima di Kukui. Un altro Shinotic. Crepa.
Ucciderò tutti gli Shinotic che trovo, per vendetta del primo Shinotic che non è entrato subito nella ball. E questo tra l'altro mi fa salire a livello 10. Salve Kukui, hai finito di esplorare, andiamo a scuola. Non ancora, prendiamo questo strumento. Ok, una cura totale, speravo in qualcosa di un po' più unico. Exceptor di Alola, che abbiamo già catturato tra l'altro. E ci abbiamo messo un bel po' a catturare. Vediamo con una beccata quanto li facciamo. Non male. È anche vero che è a livello 3 lui, eh? Ok, vai. Torniamo a scuola. Ci ha detto letteralmente di tornare a scuola, quindi torniamoci. Però nel frattempo ci becchiamo altri Pokémon selvatici. Questa è una Grabbin femmina. Ma cambiano di colore tra Grabbin maschio e Grabbin femmina, o è solo una mia impressione? Mi sembra che cambino di colore. Questa è femmina, sì. Il Grabbin maschio era... c'aveva del blu, o sbaglio? Aveva del blu. Forse è stata solo una mia impressione. Beh, siamo già usciti comunque dalla foresta di Melemele, ultimo Pokémon selvatico molto probabilmente che becchiamo. Ah no, ok. È esattamente lo stesso. Grabbin maschio e Grabbin femmina. E usciamo. E eccoci qui nel percorso 1. Torniamo quindi a scuola. E ritorniamo in aula, immagino, no? Eccoci qui. Abbiamo fatto. Ora che siete tutti qui, dovrete sfidarvi. Scegliete chi volete. Ok, prossima missione quindi è sfidare uno di questi allenatori. Allora, i nomi in italiano devo ancora un po' memorizzarli perché io non ho mai visto l'anime e di questi personaggi conosco poco e niente. So che lei è Suiren, lui è Chris, lei è Lilia e questi due devo ancora memorizzarli invece. Ditemi nei commenti in caso come si chiama questo ragazzo con i capelli rossi e questa ragazza con i capelli verdi. Io per sfidare loro sceglierò uno di questi due allora. Lilia non si può ancora sfidare, non è ancora un allenatore, quindi dovrò scegliere qualcun altro. Allora, andiamo a sfidare Suiren, che in italiano è, in inglese è Lana. Immagino che tu voglia sfidare me. Assolutamente sì. Vediamo un po' chi manda in campo. Popplio. Ok, quindi questa avrà Pokémon di tipo acqua. Andiamo di foglie lama e finiamo subito la lotta allora. Ah, invece Popplio resiste, complimenti a Popplio. Che ci abbassa anche la velocità, andiamo poi di fogliame. Beh, Popplio ha venduto cara la pelle, c'è da dirlo. Complimenti al signor Popplio. E abbiamo sconfitto Lanau, Suiren. Credo si chiami Suiren, eh sì? Oh, cosa è successo? I can't wait to go home and relax, che non vedo l'ora di andare a casa e rilassarsi. È stata davvero una bella battaglia. Prima che andiate, vedo che Glacial ha indosso uno Z-Ring. Dove l'hai preso? Cosa? Tapu Koko? È raro che un guardiano, si prenda la briga di interessarsi a qualcuno, insomma. Comunque, quello Z-Ring ti permetterà di usare le mosse Z. Con uno Z-Crystal, con uno, appunto un cristallo Z, puoi rilasciare degli attacchi potentissimi durante le battaglie. Clearing a trial is a good way to earn one. Ok, completare quindi una sfida è un buon modo per ottenerne uno. E questo è tutto per oggi. Tutti potete tornare a casa. Oh, saranno contenti di tornare a casa, no? Vediamo un po' cosa dicono. Questo ha bisogno di una pausa. Questa continua a dire che non è un'allenatrice. Maybe you can come over sometime and experience my cooking. Ha questa cucina, è una cuoca. E what a day, I'm beat. Che giornata incredibile, stanchissimo. Comunque Kiawe penso che anche in italiano sia tipo Kawe o qualcosa del genere. E questa è Mallow. Non la conosco, mai sentita nominare. A questo punto possiamo tornare quindi, anzi dobbiamo tornare quindi al nostro letto, che è a casa di Kukui. Prima però vorrei esplorare un minimo questo percorso per vedere che Pokémon si trovano qui dentro. Ok, Grabbin, vediamo se si trovano gli stessi Pokémon della foresta di Melemele. Vediamo, eh. Altro Grabbin. Faccio 5 tentativi, non sto qui tanto. Già due sono passati. Facciamo il terzo. Executor di Alola, che avevamo già incontrato. Dai, ultimo, anzi penultimo, vediamo un po' chi esce. Altro Grabbin. Qualcosa mi dice che bene o male
i Pokémon che ci sono in questa zona li abbiamo presi. A meno che ci sia qualche Pokémon rarissimo alla Ho-Oh del primo percorso di Kanto che non abbiamo ancora visto. Ok, dai, Grabin e Executor di Alola in continuazione. Possiamo entrare quindi nel laboratorio del professor Kukui. Salve Kukui. È stato divertente oggi. Meglio prendersi una pausa. Ok, c'è un box magari qui da qualche parte. Tu sei un box? No. Volevo riordinare un attimo i miei Pokémon. Questa è la TV. Niente, a questo punto dormiamo. For today I have a different assignment for you. Ok, una missione differente per noi. Vorrebbe che andassimo ad incontrare Lana, ovvero Suiren, ad Auloli. Hawoli. Ok. She's going to take you fishing. Ah, ci porterà a pescare. Interessante, interessante. Ma questo pescaggio con Lana lo faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questa parte. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Rush e di questa seconda parte di Pokémon Fire Rush ad Alola, appunto. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!